Faccio fatica a chiamarli calciatori al momento. Ma non si può piampalo così. Gnonto comunque c'ha i piedi alla rovescia. Gli hanno montati proprio alla rovescia. Ma no, ma se può non risponde. Ma perché? Ma che stronzata è questa? Guarda questo disgraziato! Guarda che ha fatto! Diciamo che era in stato di grazia proprio oggi Gnonto. Speriamo che non gli fanno antidoping. Signori, bentornati. 16 punti dopo 11 partite. Siamo quinti in classifica. Io penso che meglio di così non potevamo fare. Ma dobbiamo rimanere assolutamente concentrati perché, come sappiamo, il cetriolo è dietro l'angolo. Ah, apro una piccola parentesi. Nel caso tu non sia ancora iscritto al canale, oh, guarda che non si paga. Schiacci qua sotto, schiacci iscriviti, attivi la campanella. Arrivano le notifiche dei video, così sei sempre super informato quando esce un altro mio video, la carriera col Monza, Police Simulator e tante altre cose che verranno su questo canale, perché ti assicuro che questo è solamente l'inizio, non hai visto niente. Quindi metti l'iscrizione al canale, poi ti arriva a casa la bicicletta col cambio Shimano, il set di pentole, no vabbè quella è un'altra cosa. Comunque, tolto questo, noi torniamo subito in game. Oggi non voglio nemmeno stare a perdere troppo tempo, anche perché non ci abbiamo troppe cose da fare. Di fatto la squadra, la formazione è bella che fatta e ci abbiamo il Bologna, quindi andiamo subito a farci la prima partita, belli concentrati, sparati, e vediamo di mantenerci il quinto posto in classifica, perché al momento è veramente oro. Ah, prima che andiamo a giocare, nomination miglior giocatore del mese di ottobre della Serie A. Quando io dico che Reina dà pallone d'oro, sto mese il miglior portiere è stato Reina. Cioè, raga, ci ha fatto, penso, guadagnare almeno, ma almeno 7 punti in classifica fino adesso. Ma almeno. Sto attraversando un buon periodo. Sì, ci penserò, Pato. Ci penserò, bello mio. Anche se devo dire che contro l'Atalanta, Gin City è stato buttato fuori a causa sua. Ha fatto una gran cosa, però. Allora, andiamoci a vedere la formazione. La formazione mi sembrano tutti quanti abbastanza in forma. Io però, visto che lui ha detto che se la sente calla, diamo di fiducia a Pato. Vediamo che fa. Io poi mi affiderei agli 11 titolari, perché sta partita non la possiamo assolutamente sbagliare. Non dico nulla. Non dico nulla. Andiamocela a giocare. Vediamo di cominciare bene sta partita. Speriamo che non mi devo rimangiare tutto quello che ho detto fino adesso. Speriamo. Pato. Dai, Pato, su. Sì, che te lo dica a fa? Vai, Pato. Niente. Niente, no, niente, non c'è verso. Non c'è Pato, io proprio non. Perché? Perché io sapevo perché? Perché? Dai. Ma io dico, ma trova del lavoro come piastrellista, come mattonatore, cioè perché? Dai. Guarda, mamma mia. Oh, non ne prendono una, non ne prendono una. Perché poi tutto sommato, cioè io adesso non voglio parla presto, però non stiamo a giocare male, cioè no, il Bologna non ha fatto nulla, Bologna non ha fatto proprio nulla, però là davanti di che siamo una squadra sterile proprio è, cioè gli sto a fare un complimento. Dai, Pat. Oh, mamma mia, Pato, però, e dai, figlio mio, su. Niente, Pato cerca spazio, ma non lo trova, non lo trova. Non lo trova, tanto se la mettevo in mezzo, non la piamo, infatti io, perché ce l'ho messa. Perché ce l'ho messa. Che tanto poi non la pia nessuno. Meno male che questi so. Noi non siamo capaci proprio. Ma questi veramente sono. Sono una roba proprio allucinante il Bologna, eh. Giovanni, io te capisco, cioè veramente, me credi, te capisco, con tutto il cuore proprio, cioè, sto dalla parte tua. Io so quello che stai a pensare, la sto a pensare pure io la stessa cosa. Però non te posso fare niente. Questi ci avemo. Sa difende in 15. Sa difende in 15. Il Bologna è davanti l'area di rigore sua, sta difende in 15. Sono entrati il magazziniere, è entrato quello che mette a posto i spogliatoi, sono entrati tutti. Tutti davanti la porta ce l'ha. Comunque, primo tempo, cioè veramente, io
Sono sempre critico, però difensivamente abbiamo giocato bene. Il Bologna non ha fatto praticamente nulla, cioè sapete che vuol dire nulla. Il problema è che noi abbiamo fatto meno di loro lì davanti. Proprio Pato e Silva, io penso che, mamma mia, faccio fatica a chiamarli calciatori al momento. Niente, cioè veramente la difesa è un'efficienza unica oggi. Se l'attacco avesse fatto la metà di quello che ha fatto la difesa, stavamo a vincere 3-0. Peccato che l'attacco, che infatti adesso cambierò perché non è possibile vedere sta roba in campo, non è possibile. Pepe, la tua, eh? Gulam fuori assolutamente, ma Gulam, io ho il serio dubbio che questa sia stata l'ultima partita da titolare dei Gulam, ma proprio, ho proprio il serissimo dubbio su sta cosa. Così come c'ho il serio dubbio che Pato possa rigiocare titolare, nonostante dopo che me l'ha chiesto pure stavolta. Pereira, Singo pure perché non lo sopporto più. Io credo di aver fatto una cazzata. Giusta, mi sembra, Spero di no, perché Mazzitelli c'ha il cerotto sopra. Teoricamente si è preso una botta. Speriamo che non è niente, perché io ormai ho fatto i tre cambi. Se no. No, ma che cazzo di pallone gli hai ridato? Maledetto. C'è Gnonto che c'ha dei piedi che, mamma mia, manchi Fabbrio. No, non è possibile. No, vabbè, non si poppia quel palo là, raga. Ma non si poppia un palo così. Stava a fare il gol della vita, Silva. Il gol della vita stava a fare. Raga, io, cioè, ripeto, difensivamente oggi abbiamo fatto una partita che se avessimo fatto partite così in difesa da inizio del campionato, stavamo primi. Guarda, 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 non la piace nessuno. Guarda, non la prende nessuno. Non la prende nessuno. Non la prende nessuno. Non la prende nessuno. Raga, un pareggio de uno squallore unico, unico, unico. Lì davanti devo cambiare assolutamente qualcosa. Io spero che a gennaio riusciamo a prendere almeno Balotelli. Perché lì davanti è qualcosa di imbarazzante. Penso, cioè io sto persino a valutare la cosa di rimettere Zaza lì davanti. Perché è qualcosa. Cioè, io tra Silva, Pato, Gnonto, non sanno stoppare un pallone. Cioè, Gnonto c'è i piedi alla rovescia. Gnonto c'ha proprio i piedi alla rovescia. L'hanno montati come le papere. Così. È stato un match impegnativo. Come giudica nel complesso la prestazione della squadra. Che te dico? Due ottime difese. Cioè, sicuramente quello, perché il Bologna pure si è messo in 37 davanti alla linea di porta. 0-0 è il vostro obiettivo? Ma no, noi puntiamo a vincerle. Poi che non ci riuscimo un altro paio di maniche, però noi tecnicamente cerchiamo sempre di vincere. Le è piaciuto Rog? Diciamo che altri giocatori dovrebbero imitarlo, ecco. E non voglio fare nomi. Mister, la ringrazio, tu mi ringrazi. Tu mi ringrazi, tu mi dovresti ringraziare perché ti ho fatto rimediare un altro contratto, capito? Stai a fine carriera, solo per quello mi dovresti ringraziare. Che stavi ormai al prepensionamento, io ti ho dato un altro contratto che, regà, offerta dal New York City per Scozzarella, questa potrebbe essere la svolta del secolo. Ma sì, ma io te lo porto io, guarda, prendo l'aereo, vengo lì a New York e te lo porto io, te lo accompagno fino davanti alla sede, te lo lascio là davanti. Offerta di prestito per Antov, io glielo darei. Anche perché è prestito breve, senza diritto di riscatto, così gioca anche perché da noi non sta, di fatto non sta a giocare, quindi prestito Vigneto 2 anni, io gli do pure Vigneto, regà, perché a gennaio io devo sistemare sta squadra, visto che comunque a sto punto stiamo tra i primi 7-8 posti in classifica, e a gennaio dovremmo provare a fare qualcosa sul mercato, in modo che magari, manca a dirlo, Antov ha rifiutato il prestito. E tra l'altro il mercato che si avvicina, perché siamo al 15 novembre, manca un mese e poco più. E te pare che Scozzarella ci andava? Ma te pare che mi dava sta soddisfazione? Vediamo a Nantes, prestito breve. Ok, Vigneto in prestito alla Z per 2 anni. Quindi Vigneto c'ha la possibilità di crescere e tornare magari forte come non mai. Conferenza stampa della partita contro la Salernitana. Vediamo oggi i giornalisti se hanno voglia di farmi incazzare. Avete disputato finora una buona stagione, ci sono tutti i presupposti per chiudere il campionato in una posizione di metà classifica. Pensa di poter dare continuità ai risultati con la rosa di cui dispone. Diciamo che tutti i giocatori devono fare la loro parte, già secondo me non basta, visto il livello tecnico. Però, come affronterete la prossima partita? Tanto dobbiamo pensare a giocare bene, perché se no la vedo scura, pure con la Salernitana.
reduce da alcuni risultati deludenti. Ma no, ma se può non risponde, ma perché? Ma che stronzata è questa? La squadra ha fatto fatica nelle ultime partite. Oh sì, non perdevo, che non so da quant'è che non perdevo. Ma che votano io? Ma non ho capito. Mi dico, non so spiegarmelo. Che te lo dici? Cioè, uno così, io devo rispondere. Allora, io direi che oggi Gulam va in panchina assolutamente, proprio senza nemmeno fiatare. E dall'altra parte, vabbè, singolo lascerei. Per il resto andrei così, regà, anche perché non è che dici, sai, in panchina ci abbiamo Tonali oppure Bennasser oppure Fabian Ruiz, cioè questi c'avevamo, regà, in panchina c'è Scozzarella, c'è Antov, quindi diciamo che anzi dobbiamo sempre pregare a Dio che questi che stanno a giocare titolari, che scarsi per scarsi, ci tengano bene, perché la Salernitana che è ampiamente la nostra portata, però io le partite quelle ampiamente alla nostra portata ne ho viste parecchie. Sì, no, mica stai in fuorigioco. Cazzo protesti, Gnonto, stai in fuorigioco da 6 giorni. Guarda, state. Cioè, veramente, se riuscite a sbagliare questa, regà, lasciate perdere col calcio, io ve lo dico. Meno male, guarda, meno male, meno male, meno male. Se riuscivano a sbagliare questa, che noi siamo capaci, perché non lo metto in dubbio che noi siamo capaci. Che tra l'altro Gnonta ha tirato, ma io non lo so nemmeno come ha segnato, se era una puntata, se era d'esterno sbagliato, ha tirato tutto storto. Ah, d'esterno, vabbè, dai. Vabbè, comunque, sia come sia, 1-0, 1-0 al 22esimo. Oh, se la difesa tiene come stava a fare le ultime 2 partite, fino a mo', già che siamo riusciti a fare un gol, dai, 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 dai. Oh, è buona. È buona, ma guarda che pallone che gli ha rimesso in mezzo, ma perché? Ma perché? Dai, dai Silva, che è tuo, oh, ma questo, ma che ha fatto? Ma che mi hanno mandato? Il gemello, quello invalido, che c'ha questo? Questo è lo stesso che ha fatto il cucchiaio 4-5 partite fa in corsa, cioè, boh, non lo so che gli è presa a questi. Non lo so che gli è presa a questi. Dai. Guarda che piedi. Guarda che piedi. Niente. Niente. Non, oh, niente. Non c'è verso. Non c'è verso. È un assedio lì davanti, ma non c'è verso. Guarda questo disgraziato. Guarda che ha fatto. Giovanni. Lo so. Dai. Perché a quel punto gli avversari vediamo qui in ottima posizione, si sopra il portiere, C'è Stroppa in panchina che veramente non sa più che deve fare. Guarda quest'altro, guarda quest'altro. Ah, ma gliela presa con l'orecchio, gliela presa con l'orecchio, con l'obbo dell'orecchio. Con l'obbo dell'orecchio. Nemmeno si firme, con l'obbo dell'orecchio gliela ha presa. Vabbè. Guarda questa, c'ha la testa a punta. La testa a punta, c'ha. Io poi queste cose, perché lo so, sta partita andava chiusa nel primo tempo. Sta partita andava chiusa, non dico altro, non voglio di altro, ma sta partita andava chiusa nel primo tempo. Perché queste cose io lo so poi come vanno a finire. Io lo so come vanno a finire queste cose. Dai, e andiamo! Gnonto Matadore oggi. Mamma mia, c'ho il fegato, si è ingrossato, si è dilatato il fegato fino a. Finalmente un pallone dato decentemente. Gnonto ha fatto praticamente la fotocopia del gol all'Udinese? A chi era che l'ha segnato così? Credo di sì. No, no, oh la finta, l'avevo capita pure io, l'avevo capita pure io quella finta. Meno male, qua, meno male. Meno male che Reina è. Io non lo so, cioè. È tipo un alieno, un qualcosa di. Ultraterreno ormai Reina. Io vorrei far uscire Silva perché non sta a combinare nulla, ma l'alternativa è Pato. Quando guardo la panchina, veramente me gli da piagne. Me gli da piagne. Oh, è passato. E sto a sentì male. E sto a sentì male.
Giovanni, che io te giuro, guarda, sono sicuro che ce l'hanno scambiati, ci hanno mandato l'altro fratello, quello che faceva il muratore, perché se no, no non è possibile, non è quello lo stesso che ha fatto i cucchiai al portiere, i gol impossibili alla Juve. Io, non è quello, non può essere quello, cioè ce l'hanno scambiati. Dai Pereira, dai, state in tre, davanti state in tre. Oh, Gnonto Matador, Gnonto Matador, tripletta, tripletta di Gnonto. Zitto che forse abbiamo trovato un attaccante, forse poi c'ha i piedi alla rovescia, perché Gnonto c'ha veramente i piedi che manco, veramente, manco se il Fabbro stava ubriaco, glieli montava proprio. Però, quantomeno, pure oggi ha fatto tre gol. Io nel frattempo comunque faccio entrare Gulam e io farei riposare anche Rogge, che è stanco, anche perché da quello che ho capito la prossima abbiamo la Roma. Sto cazzi veramente. 3-0, partita chiusa. Guarda quell'altro come se l'è fatto scappare. Oh, ma è una cosa proprio continua. Cioè, è una cosa proprio continua, non fa cazzate su cazzate in difesa, per fortuna. Guarda. Guarda che intervento questo, cioè è girato un turno e si è tolto. Credo fosse Sampirisi, credo, occhio. Gol che non conta nulla, però conta che sempre lì stiamo. Perché dobbiamo via sti gol? Perché partita chiusa. Comunque finisce qui 3-1, 3-1 a Salerno. Altra ennesima vittoria. Convincente tutto sommato oggi, va detto. Gnonto matatore assoluto della partita, 9 e mezzo di voto, 3 gol. I peggiori, manca a dirlo, vabbè, Gulam, Antov, Reina, nemmeno a dirlo, 8,2 pure oggi, vabbè. Giovannino tutto contento oggi. Non capita tutti i giorni segnare una tripletta, come giudica la prestazione di Gnonto? No, anche perché poi se la fa Gnonto una tripletta, diciamo che era in stato di grazia proprio oggi Gnonto. Speriamo che non gli fanno l'antidoping. Come si sente ad aver praticamente condannato la Salernitana alla retrocessione? Alla tredicesima di campionato? Regà, ma mo, onestamente, no, mo uno ci ride e ci scherza. Ma ste cose, la eSport, ma co come le. Cioè, c'è cioè, dei programmatori apposta che fanno ste cose, che siamo stati perfetti, guarda. Cioè, della serie Giovanni, lascia di sta, ma non gli risponde nemmeno. Cambia discorso. C'è sempre rammarico, no? Perché poi quello che dico io. Bastava un gol, bastava un fottutissimo gol col Bologna, ci avremmo avuto 2 punti di più, avremmo chiuso questo episodio con 22 punti in classifica e quarti in classifica. Però poi va detto anche che anche oggi, tutto sommato, nelle 2 partite fatte abbiamo preso 4 punti con Bologna e Salernitana e io direi che tutto sommato, al momento, quando ci abbiamo alla fine di novembre, possiamo ritenerci soddisfatti di quello che stiamo facendo, perché sesti in classifica dopo 13 partite con 20 punti, io credo non se l'aspettasse nemmeno il più fiducioso dei tifosi del mondo. E io la chiuderei qui con un quadro sulle prossime partite che comprenderanno Roma e Lazio una appresso all'altra. E dopodiché avremo il Sassuolo. Chiuderemo poi col Torino il 19 di dicembre. Dopodiché avremo tutto il tempo per dedicarci al mercato. Quindi io vi invito assolutamente a non perdervi il prossimo episodio di questa serie, perché giocheremo con Roma e Lazio. Quindi se qualcuno di voi ha un santo a cui attaccarsi, a cui pregare, perché ce ne vorranno parecchi con Roma e Lazio. Ma noi, come al solito, ci metteremo tutto e di più, soprattutto sperando che Pato e Silva, magari almeno uno dei due, resusciti dal nulla, perché al momento sono morti che camminano in campo, sperando che il buon Gnonto confermi quello fatto la partita scorsa e sperando di chiudere un dicembre prima del mercato di gennaio nel migliore dei modi.